Hello, eccomi di nuovo qua, col parmigiano, perché non sono più capace di mettere le marce. Niente, sono appena uscita dall'allenamento e mi è venuta in mente di raccontarvi una cosina. No, andiamo di argomentazioni sempre inerenti al reddito di cittadinanza. Se vi ricordate, la volta scorsa, vi ho fatto il video dove dicevo che avevano tolto il reddito di cittadinanza, tolto, sospeso, bam bam bam. Allora, l'altro giorno stavo parlando con una persona, gli ho detto che prendevo 95 euro, che avevo fatto richiesta al reddito, insomma, gli ho spiegato un po' tutta com'è andata la situazione da quando ho fatto la prima volta domanda per il reddito, e a un certo punto questa personcina molto a modo, molto carina, molto graziosa, bim bum bam, mi guarda e mi fa: fai domanda del reddito, però poi vai in palestra. Al che io gli dico: e quindi? Non ci avete i soldi per campare, ma ci avete i soldi per andare ad allenarvi. Io vi giuro, sciocco basita, perché dico: uno, non ho ammazzato nessuno, non è che mi sono andato a drogare con i soldi del reddito, a parte che non pago la palestra con i soldi del reddito. Cioè, la palestra la pago con i soldi che mi guadagno lavorando. Però vabbè, non che debba spiegazioni. Cioè, voglio dire, a parte il fatto che prendo 95 euro, quindi non è che ci vado, no? Vabbè. Gli faccio: e quindi? No, perché dite tutti che morite di fame e poi è andato in palestra. Al che mi si è un po' spento il cervelletto, nel senso, dico: ma sei scemo o sei scemo? Uno, la palestra io non la pago con i soldi del reddito. Due, non che sia tenuta a spiegartelo, però sono una persona civile e quindi te lo spiego. Io soffrivo, perché adesso va decisamente meglio, di depressione. Per chi non lo sapesse, non so se ve l'ho già raccontato, ho fatto un anno e mezzo di psichiatria per uno stato ansioso depressivo. Praticamente ero depressa, ma ero una cacchio di schizzata, e lo sono tuttora, nel senso, sono tutt'altro che una persona tranquilla e quanto. Mi davano un botto di farmaci senza darmi un supporto psicologico, gli faccio a questa persona. Quando sono andata a farmi aiutare psicologica Amanda, mi è stato risposto che io mi ero già psicanalizzata da sola e che sapevo benissimo dove era il problema e che stava a me cacciare balls, ok? Ho ripiegato, tra virgolette, perché poi mi piace, mi dà soddisfazione e mi fa stare bene, sull'attività fisica, perché produco endorfine, sfogo, scarico e non devo mangiare dei cavolo di psicofarmaci della che poi, per chi non lo sapesse, chi soffre di depressione nel cambio di stagione c'ha dei momenti un po' down. Io sono un po' down tutto l'anno, ma si fanno sentire di più quando c'è il cambio di stagione. Detto quindi, per me andare in palestra è terapeutico. Gli ho detto: se ti dicevo che andavo da un cavolo di psicologo o da uno psichiatra, non mi avresti detto una fava di niente. Se io i soldi del reddito li spendevo per andare dallo psichiatra, peccato che lo psichiatra sono 100 euro al botta e io non me lo posso permettere, o lo psicologo, lo psicoterapeuta, chiamatelo come vi pare. Ho trovato un buon compromesso: fare CrossFit Sport, perché per me il CrossFit magari per qualcun altro è qualcos'altro, mi fa da terapia. Allora, se io posso evitare di prendere psicofarmaci, che comunque sono sempre dei farmaci, se posso evitare di spendere soldoni da uno psicoterapeuta, perché se vuoi uno psicoterapeuta, come Dio comanda, non devi andare tramite mutua, e ne sono la prova, per me non hanno fatto niente, mi è stato detto di prendere le medicine che sarei stata bene subito. Non vedo dove sia il problema. Cioè, sto facendo le cose per la mia salute. Uno, della testa. Due,
due del fisico, ho più forza, non ho più il fiatone a fare le scale, ho perso peso perché ero lievitata come una pizza. Se poi c'è anche il giovamento estetico, che ben venga, ma io non sono partita a fare CrossFit per il giovamento estetico, sono partita a fare CrossFit per una questione terapeutica della testa, perché avevo bisogno di scaricare tutta l'ansia, tutto il nervosismo che ho sempre perennemente addosso, ok? È un po' come, per me fare CrossFit è un po' come la sicura, l'anellino delle bombe a mano, se lo togli scioppi. Però gli ho detto, comunque pensala come vuoi, ma per me veramente fuori dai denti il CrossFit al momento, soprattutto adesso che c'è il cambio di stagione, quindi c'ho degli sbalzi d'umore non indifferenti, è come se fosse un farmaco salvavita. L'unica cosa, non mi spacca lo stomaco e non mi distrugge il cervello. Però l'ho trovata una persona veramente stupida, eppure non è una persona che conosco da due giorni, e ignorante, perché sono ancora quelli del 15-18 che pensano che in tutti i casi lo sport sia solo un capriccio. E ripeto, i soldi del reddito io non li uso per... un po' al buio, ragazzi, ma provate pazienza, siamo di, ormai è buio, sono le 7, ormai è buio, li uso per le cose più concrete, quindi bollette, spesa e quello che serve, prime necessità. Ho rinunciato ad altre cose per potermi permettere di andare in palestra, gli ho guardato questa persona e siccome so benissimo come mangia, gli ho detto guarda, io quello che risparmio di alimentazione mi permette di andare in palestra, punto. Cioè, poi lo so che non avrei dovuto dirgli niente, perché non è che mi debba giustificare di cosa faccio dei soldi che mi vengono dati, anche perché non è che vado in giro a ammazzare la gente o a fare chissà cosa, però l'ho trovato un discorso abbastanza idiota, perché rompi le scatole a me per 100 euro al mese che prendo di reddito di cittadinanza perché vado in palestra, quando poi ci sono dei tuoi amici e delle tue amiche che prendono reddito di cittadinanza e lavorano a nero. E gliel'ho detto, ma un corno, perché io ho diritto a 100 euro del cavolo, non ci vivo, ho fatto le cose fatte bene, ho sempre aggiornato. Quando mi hanno chiamato al collocamento mi hanno detto mai nessuno è stato così preciso a compilare le domande, come lavoro aggiorno tutte le cose, quindi a me proprio nessuno mi deve rompere le scatole, e in più a te non ti ho chiesto un euro. Però mi ha lasciato, sai, boh, ho detto, cioè poi da una persona che mi fa il pippone a me, però ai suoi amici che lavorano a nero e prendono il reddito non dice una fava. Lì sei un disonesto, non io che vado in palestra. Comunque, fatemi sapere se c'è qualcuno tra di voi che, non perché sia far mio, nel senso, che percepisce il reddito cittadinanza, e se c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di rompervi le scatole per, diciamo, delle passioni, no, del, perché fate sport, perché fate una cosa che quando uno lavora, non se lo può permettere, non dovrebbe fare, non so bene come dirvi, no? Per il mio discorso spero di essermi fatta capire in maniera quantomeno discreta. E niente, io me ne torno su nella mia comba al freddo, qua piove, e vi auguro una buona soirée, ciaone!